Ciao ragazzi e benvenuti nella quarta parte del tutorial dedicato al Boeing 737 della PMDG, nello specifico del Boeing 737-600, il più piccolo della famiglia, eccolo qui. Ci eravamo lasciati che avevamo appena finito di configurare le performance del nostro aeromobile e ora proseguiamo nel caricare la nostra SID e la nostra STAR, quindi la scelta della nostra partenza, procedura di partenza e della nostra procedura di arrivo. Ovviamente se volate online dovete seguire le procedure degli ATC presenti in quel momento, se siete offline fate come me, scegliete quello che vi pare, però almeno secondo le condizioni meteorologiche presenti nel momento che effettuate il volo. Quindi Allora, torniamo sul nostro computer di bordo. Bene, e dobbiamo andare a scegliere appunto la departure. Andiamo a vedere le nostre carte, quindi tutto il nostro volo che ho appena importato da Simbrief, e vediamo un po' che cosa ci propone. Allora, questa ci dà una SID dalla pista 19, si chiama DOC TR5. Vediamo un po' com'è fatta. Ok, non è in scala, però comunque sì, dalla pista 19 ha questo decollo verso sud e poi virate a sinistra e ci si dirige verso DOC 3 e poi penso vada verso Agard. Vediamo se me la dà. Sì, esattamente così. Agard infatti è questo punto di rotta. Ok, quindi la SID è pressoché già scelta. Sarà questa. Vediamo anche le condizioni meteorologiche cosa ci dicono in questo momento sull'aeroporto internazionale di Washington Ronald Reagan. C'è un vento che soffia da 170 a 8 nodi, quindi sì, è corretta esattamente la nostra SID. La nostra SID sarà questa, andiamo a impostarla immediatamente. Allora, departure 19, eccola qua, DOC TR5, transition Agard, execute in legs, vediamo se c'è qualche discontinuità. No, non ce n'è, quindi andiamo anche a mettere la nostra STAR, perché comunque il nostro volo è talmente corto che andiamo a metterci direttamente la nostra STAR. Quindi departure arrivi su New York LaGuardia, ok, e andiamo a vedere un po' com'è la situazione su New York LaGuardia. Ok, noi abbiamo l'ultimo punto rotta che è questo VOR di questo aeroporto, che è Bravo Delta Romeo. Dopodiché dovremo atterrare su quale pista? C'è una pista 22, quindi è già buono. Comunque sì, allora approach arrival, no, vediamolo un po' in questo modo. Ah, ok, non c'è niente che arriva direttamente da quel punto lì. Qua però c'è un punto che può essere interessante, vediamo un po'. Ah, ok, bene, sì, possiamo ovviare. Allora inseriremo manualmente questo punto rotta, si chiama RIMES, adesso me lo segno, RY, ok, potremmo inserirlo manualmente e poi comunque andare a intercettare il sentiero di discesa della pista 22 di LaGuardia, che questa era l'unica cosa che sapevo, che c'era una pista 22, no, scusate, volevo eliminare, ok.
L'unica cosa che sapevo che c'era un ILS pista 22, dove l'ho vista? Perché l'ho vista prima. Eccola qua. Ok, sì. Ci siamo. 3000, 1900 su Gerco, che dovrebbe essere da queste parti. Eccolo qua, Gerco. Ok, perfetto. Alla transition, vedi, eccola qua, transition altitude 1800 piedi e transition level, flight level 180. Questo andiamo a impostarlo immediatamente. Prima andiamo a mettere la nostra star, quindi il nostro approaching. Quindi LS pista 22 e direi basta, non c'è una star, andiamo a mettere semplicemente il nostro punto rotta all'interno. Ecco qua, BRD l'abbiamo passato. Dopo BRD vado a inserire RIMES, quindi R Y M Mike Echo SR, qua. Ok, questa la porti qua, così la chiudi. Execute PRD RIMES. Ok, ci siamo. Perfetto. Una cosa importante adesso è andare ritornare nel transition altitude, eccolo qua, 18.000. Ok. Sì, cosa 17.000. Ok, ci siamo. Perfetto, abbiamo impostato tutto, la partenza della nostra pista è la 19, quindi V1, Rotate e V2 sono le velocità per il nostro decollo. Ok, credo di aver fatto tutto, anzi no, eccola qua, nella seconda pagina andiamo a vedere la velocità del vento sulla nostra pista, che abbiamo detto 100, 170 a 8 nodi. 170 slash 8 nodi. Ah, c'è da ricorreggere? Andiamo a ricorreggere, ok. Post init, route, take off, ok. Eccole qua. Ok, abbiamo corretto tutto in maniera precisa. Quindi questo ce l'abbiamo. C'è il vento alla guardia. Il vento alla guardia è anche molto interessante in questo momento perché soffia da 230 gradi a 10 nodi con raffiche fino a 16. Bene. Interessante. Ma comunque per il momento a noi va bene così com'è, non tocchiamo nulla. Abbiamo inserito tutto correttamente. Torno indietro. Diamo un'occhiata veloce a tutta la nostra rotta step by step. Sì, è tutto corretto. Ok, adesso ci siamo. Benissimo ragazzi, allora siamo pronti per accendere la nostra APU. Però prima di accendere la nostra APU, giustamente mi sono ricordato di trimmare il nostro aeromobile, quindi eccolo qua, 4.29. Vediamo un po' se riusciamo a avere un'inquadratura migliore. È già corretto così. Ok, quindi adesso sì, andiamo ad accendere la nostra APU. Quindi ci dirigiamo verso il nostro overhead, apriamo le nostre pompe di carburante. Perfetto. Quindi APU su on e poi su start.
accendiamo anche le luci beacon e attendiamo che la nostra APU sia pronta. Ok, APU attiva. Quindi 1 e 2 accesa. A questo punto accenderemo anche Yap Dump su on. Queste due levette le mettiamo su on. Electric on. E al momento basta così. Quindi torniamo sul nostro cockpit. Qua l'abbiamo rimesso su map. No, non l'abbiamo rimesso. Andiamo a rimettere map. Ok, perfetto. Qua rimettiamo su legs. Ok, e ci siamo. Ora accendiamo il flight director. Ok, velocità 250. Altitudine, vabbè, saliremo a 17.000 piedi, che sarà anche la nostra quota di crociera. Ok, ci siamo. QNH, andiamo a regolarlo. Perfetto, ora possiamo andare a staccare il nostro generatore esterno, chiudere il portellone che doveva essere già chiuso e iniziamo il nostro pushback. Quindi, allora, CTRL 3, menu, FS Action, Ground Service. Semplicemente cliccando qui in basso scolleghiamo tutto, però attenzione, mi sono dimenticato di una cosa. CTRL 6, mettere su off, ok, la ground power, ok. Ora sì, ora possiamo andare a rimuovere il tutto facendo così. Tutto viene completamente scollegato. Ok, sì. Ci siamo. Ok, sparita quella. Sparita la Ground Power, è sparito anche il nostro la nostra scaletta. Andiamo col pushback. Pushback, ci dobbiamo dirigere da quella parte, quindi muso verso destra. Ecco qua. Pre-plan pushback. Ok ragazzi, pushback completato e velocizzato anche per appunto non farvi annoiare. E ora finalmente accendiamo i nostri motori. Allora, le luci taxi le ho già accese, perfetto. Quindi andiamo sul nostro hover panel, andiamo a attivare APU bleed, perfetto, in questo modo. Qua, come vedete, l'energia elettrica è generata dalla nostra APU in questo momento. Ah, giusto, mi ero dimenticato di far allacciare le cinture ai nostri passeggeri. Ok, una cosa che mi dimentico molto spesso di fare, però andrebbe fatta. Quindi, dicevo, accendiamo i nostri motori. Portiamo engine start verso destra e questa manopola su GRD. Allora, andiamo sul nostro cockpit. Come vedete, questi valori cominciano a salire e quando arriviamo a un valore di 25.0 tiriamo su la levetta numero 2 perché stiamo partendo dal motore numero 2 per quanto riguarda l'accensione. Ops, andato. Nostro motore numero 2 si sta avviando. Vediamo, sentiamo.
Ecco, sì, come vedete si sta avviando. Ritorniamo in cabina. Non appena questa manopola riscatta su off, vuol dire che il nostro motore, eccolo qua, è acceso. Facciamo la stessa cosa col motore numero 1, in questo modo GRD. Il nostro valore sale, arriva a 25 e noi tiriamo su la leva del motore numero 1 e iniettiamo carburante. Ok. Motore numero 1 in accensione. Aspettiamo che si avvii anche il primo motore. Nel frattempo possiamo andare a mettere un codice transponder. Qualora appunto vogliamo o abbiamo, diciamo, ci è stato impartito di avere un codice transponder, lo andiamo a inserire lì in basso. Non ho sentito se è scattata. Sì, ok. Quindi questa la rimettiamo centrale, facciamo in questa inquadratura che è meglio. Ok, levetta centrale in questo momento. Qua tiriamo giù generatore 2, generatore 1 e andiamo a spegnere completamente la nostra APU. Perfetto. Poi attiviamo queste quattro levette verso sulla posizione on. Pack su auto e questo su off. Ok, abbiamo fatto tutto quello che occorre. Ah, giusto, questa qua. Adesso la spostiamo su Gen 2 per vedere che l'energia elettrica adesso viene generata dai nostri motori e siamo pronti per il taxi. Tutto è pronto, tranne per una cosa: noi non siamo ancora pronti perché dobbiamo mettere i flap in posizione di decollo, cioè a 5 gradi. Qua c'è da andare a verificare ancora le velocità, come mai? Andiamo a vedere. Ah, giusto, una cosa che non abbiamo visto, che ne ho parlato ma non abbiamo visto effettivamente, è il wind request. Lo facciamo subito, quindi mi ero dimenticato di mostrarvi. Quindi wind request, cliccandoci sopra, non fa altro che andare a prendere le informazioni per quanto riguarda il file VX che abbiamo importato da SimBrief. Avevamo messo nella cartella proprio VX della cartella di installazione del nostro aeromobile. Quindi lo facciamo adesso, non c'è nessun problema, e diamo execute. Ok, così almeno vengono caricati tutti i dati che riguarda il vento della nostra crociera fino al nostro arrivo. Però quello che dovevo andare a controllare io erano le velocità, non so perché mi ha detto di andare a ricontrollarle. Però qua vedo tutto corretto. Ok, vabbè, comunque meglio una sicurezza in più che non in meno. Allora, flap 5 li abbiamo messi, ci siamo. Andiamo a impostare gli autobrake su RTO in caso dovessimo rigettare il decollo. E ora sì, via i freni di parcheggio. E andiamo al nostro decollo che vedremo nella prossima parte del tutorial. A dopo!